10 marzo 2018 Milano Lorenzo Insigne, 26 anni, 7 gol in campionato. Ansa 2 reti nelle ultime 2 partite giocate. Lorenzo Insigne ha interrotto nel miglior modo possibile l'astinenza da gol nel 2018. Prima della sfida al Cagliari, alla 26esima giornata, infatti, l'ex Pescara non aveva ancora segnato in Serie A nel nuovo anno. E chissà cosa sarebbe successo se nella sfida alla Roma il giocatore azzurro non avesse incontrato sulla propria strada un Alisson in forma strepitosa. Se perce contro i giallorossi Insigne ha tirato per ben 10 volte tra i pali, dato opta. Si tratta di un record stagionale nei 5 principali campionati d'Europa, Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League e Ligue 1. Insigne ha fatto anche meglio di Messi e Neymar, dell'argentino e del brasiliano era infatti il precedente primato. 7 tiri nello specchio, rispettivamente contro i Bar e Dijon. Per Insigne per un record amaro, e non solo per la sconfitta contro la Roma. A differenza dell'esterno del Napoli, infatti, sia Neymar che Messi con 7 tiri realizzarono 4 reti. Match program, Icardi attento al muro mira, sin qui il cinismo e la mira sono stati in parte il problema di Insigne. Se Lorenzo conferma i numeri mostrati contro la Roma per tornare grande protagonista, alla Magic e non solo. Insigne è infatti il giocatore che tira di più tra tutti i calciatori della Serie A. In 26 partite 122 tentativi per lui, dati Wyscout, anche il giocatore che in media effettua più conclusioni a partita, 4,97. Ed anche quello che ci prova maggiormente da fuori area, 51 conclusioni. Un primato che condivide con Suso del Milan. Prima dei 2 gol consecutivi a Cagliari e Roma per aveva realizzato solo 5 centri in 25 partite. Numeri inferiori alle attese. E la colpa può essere attribuita anche a una mira non perfetta. Insigne in media centra la porta con una percentuale del 38,4%. Media molto lontana dal migliore del nostro campionato, Mauro Icardi. La punta dell'Inter uno di quelli che, come si dice in gergo, sente la porta. In media il 57,14% dei suoi tiri finisce nello specchio avversario. Qualcosa per sta cambiando. Contro il Cagliari la mira di Insigne è notevolmente migliorata, 67%, e contro la Roma ha fatto un ulteriore passo in avanti, 77%, insomma, Lorenzo era inquadrato i bonus, contro i Sardi è anche arrivato il 6° assist della stagione, e ora pronto a dire la sua nella corsa scudetto e nella volata finale della Magic.